Porca zozza, un giga di monnezza sul telefono. Cos'è questo rumore sospetto? Cazzo. Nel ruolo della psichiatra... Ma chi è che impenna con la moto sotto casa mia? Sono solo i loro sguardi e le loro azioni. Azioni! Sei proprio di Roma. Salve! Buongiorno! Buon lunedì e buon inizio settimana! Come state, dolci pennette scotte? Dunque, lo vedete questo video? Questo è un video di novembre scorso in cui parlo della prima stagione di una delle mie serie preferite degli ultimi tempi, Hannibal. Hannibal è una serie TV americana basata sui romanzi di Thomas Harris e sviluppata dallo sceneggiatore Brian Fuller, già attivo nella scrittura dell'eccentrico Passion Daisies e in alcuni episodi di Heroes. Se non conoscete Hannibal, vi consiglio di guardare prima il video in cui parlo della prima stagione, perché qui invece darò alcune cose per scontate. Vi avverto che l'altro video non contiene spoiler, mentre questo potrebbe contenerne se non avete visto la seconda stagione o insomma anche la prima, non guardatelo. Oppure disattivate l'audio. Sì, ora che mi sono pulita la coscienza sugli spoiler, possiamo andare avanti, come ripeto sempre, con due chiacchiere tra spettatori senza alcuna pretesa professionale. Questa volta mi sono goduta tutta la serie in originale e sottotitolata, ovviamente, perché da noi non è ancora andata in onda. Allora, ciofani, partendo dal presupposto che io idolatro letteralmente la prima stagione, e anche la serie in sé, ovviamente, devo però aggiungere che questa seconda stagione ha tirato un po' troppo la corda sui punti vincenti della prima, che se nella prima erano appunto vincenti, nella seconda diventano quasi ridondanti. I colpi di scena non mi hanno sorpreso più di tanto nella maggior parte dei casi, a parte scoprire che Miriam Lass è ancora viva, e Freddy Lawns pure, mentre Beverly Katz no. La stagione si apre con una cruenta lotta a mani nude tra Jack Crawford e Hannibal Lecter. Gran furbata che catalizza immediatamente l'attenzione. Poi si interrompe sul più bello, e, scritta sul nero, 63 anni prima. Iniziamo quindi dal vero inizio. La struttura di questa stagione è divisibile in due parti. Nella prima viviamo le vicissitudini di Will Graham, l'occhio languido e ceruleo di Hugh Dancy, rinchiuso nel manicomio di stato criminale di Baltimora, perché è accusato dei crimini di Hannibal, l'inquietante e affascinante Mads Mikkelsen. Come preannunciato nel cliffhanger del finale di stagione della prima serie, gran bella chiusura, mi siete piaciuti. Ho preferito più la prima parte della stagione che la seconda. Ho trovato un bel colpo rinchiudere Will nel manicomio criminale al posto di Hannibal. Nella seconda parte invece Will riesce a essere scagionato e, cadute tutte le accuse a suo carico, inizia un gioco di strategia e manipolazione con il dottor Lecter per riuscire a farlo arrestare. Ed è qui che ad un certo punto perdiamo un po' la strada e iniziamo a chiederci se Will, a causa della sua ossessione di smascherare il cannibale, non sia diventato un assassino anche lui. Inizialmente infatti Brian Fuller ci convince che abbia ucciso ben due persone, tra cui la giornalista Freddy Lawns. E vi giuro, raga, che io ci sono cascata con tutte le scarpe. Sarà una farlocca, però è così. Il ritorno di Abigail Hobbs invece me lo aspettavo come i quattro nelle versioni di Greco al liceo. Un numero, una certezza. Di solito, quando non ti fanno vedere il corpo del personaggio deceduto, ma un orecchio, un dito, una fetta di culo, anche se non fanno altro che ripetere "è morta, è morta". Mi manca come l'ammorbidente in lavatrice. Mi manca come l'acqua sotto la doccia quando lasciate chiudere i rubinetti a gennaio. Mi manca come il cioccolato quando sei a dieta. Stai sereno, che ricicerà fuori da un momento all'altro. Certo, Fuller tira così tanto che te leva quasi la speranza e te la fa uscire solo nell'ultimo episodio. Ma quando l'ho visto ho fatto "a buffoni, ce lo sapevo". Peraltro rientra per 3 minuti, giusto il tempo di spingere giù dalla finestra Alana Bloom. E qui dico grazie Abigail per essere tornata, senza di te non ce l'avremmo mai fatta a levarcela dalle palle e di farsi sgozzare per la seconda volta, perché la ragazza qua, se non si fa tagliare la gola almeno una volta a stagione, non è soddisfatta. In questa seconda serie alcuni personaggi evolvono la loro personalità. Hannibal Lecter non ci delude mai ed è sempre il nostro amato squartatore di Chesapeake di quartiere, sofisticato, spietato, manipolatore e assassino mangiatore di uomini. Ha i limiti della premonizione sulle reazioni dei personaggi intorno a lui, prevede tutto, tutto, riesce sempre a cavarsela, a volte in un modo un po' surreale per essere credibile, ma d'altronde tutto il contesto è abbastanza onirico e dilatato. Però, per esempio, ancora mi dovete spiegare perché Miriam riconosce con tanta sicurezza la voce di Frederick Chilton come quella del suo carnefice e non quella di Hannibal. Will Graham è il personaggio che cambia più di tutti, i tremori, le fragilità e le insicurezze svaniscono e finalmente riesce a gestire meglio la sua empatia e le sue emozioni. Anche troppo, secondo me. In alcuni casi le sue reazioni sono anche troppo trattenute. Un cambiamento estremamente repentino, soprattutto nella seconda parte della stagione, che poi c'è uno modo da interpretare nella serie TV. Si dicono cose molto enigmatiche che devi seguire con molta attenzione per non farti sfuggire le sfumature emozionali. E se le dicono un po' così, sottovoce, annullando le normali reazioni di un cristiano normale. Ammazzerò te, la tua mamma e tutte le sue amiche di canasta. E io ti metterò una banana per cappello.
buio. Jack Crawford, Lawrence Fishburne, dopo che la moglie si è ammalata di cancro, si è dato una bella calmata. Ha smesso di gridare in faccia alla gente di andare dritto come un cavallo coi paraocchi e ha iniziato ad ascoltare Will e Alana, Caroline Davernas. Attrice che se sopportavo a malapena nella prima stagione, ho goduto della sua finaccia nel finale della seconda. Sì, sono una brutta persona. Alana Bloom è un personaggio veramente fastidioso. Difensore degli oppressi, sempre dalla parte giusta della bilancia. Buonista, come se non ci fosse un domani. E poi si muove come un trattore e ha creato danni emotivi ovunque. Profumiera con Will? Nella prima stagione se lo limona a sangue. Poi però non te la dà, perché penso che sinceramente tu sia uno squilibrato. Nella seconda stagione se tromba Hannibal sui muri. Dai Alana, ma allora non hai capito un c***o della vita, hai sbagliato tutto. Aspetta. Forse ho capito tutto. I tre della scientifica, Grazio Graziello e Grazie al Katz, dopo la morte di Beverly, Grazie al Katz, che tra l'altro ha turbato i miei sonni almeno tanto quanto Michael Pitt nel ruolo di Mason Berger, che si mangia il proprio naso, spariscono quasi del tutto. Tra le guest star, invece, oltre a Michael Pitt, allevatore dei maiali psicotico, dopo Funny Games solo ruoli da maniaco ben Michael, te vogliamo bene Michael, ti sosteniamo, ci sono anche Gillian Anderson, l'indimenticabile agente Scully in X-Files, già vista anche nella prima stagione, nel ruolo della psichiatra dello psichiatra Hannibal Lecter, e Cynthia Nixon, la favolosa Miranda in Sex and the City, nel ruolo di Cade Prugna, il capo di Jack Crawford nella catena alimentare del FBI. Se nella prima stagione i titoli degli episodi erano piatti francesi della cucina gourmet e la musica classica e lirica spadroneggiavano nella colonna sonora, in questa seconda stagione i titoli sono nomi di cibi giapponesi e la colonna sonora è suonata per lo più da strumenti musicali orientali a percussione che permeano tutta la serie di un'atmosfera da teatro kabuki, celebre nel mondo per la forte espressione delle emozioni nonostante l'assenza dei dialoghi. Perfetta linea guida in una storia in cui i dialoghi sono ambigui e atti a portare fuori strada un personaggio con l'altro, e ciò che conta come verità sono solo i loro sguardi e le loro azioni. Anche questo finale di stagione è aperto a un seguito, ma non mi ha intrigato tanto quanto quello della serie precedente. Riprende la sequenza interrotta del primo episodio della stagione in cui Hannibal e Jack lottano furiosamente. La lotta continua e ha la sua conclusione, e a mano si riuniscono a casa dello squartatore tutti i personaggi principali, ormai coscienti della sua vera natura, e si scontrano con lui, uno dietro l'altro. Rocky Balboa dei poveri. Tutti vengono feriti a morte dal cannibale, ma nessuno muore davvero. Non ancora almeno. Lo vedremo nella prossima stagione. Bella la scena della pugnalata a Will. Sì, lo so, pare brutto, però è figa. Io dico che se ti affascina una serie come Hannibal, sei una persona poliedrica e ricca di contraddizioni, perché non è una di quelle storie in cui tifi per il buono e non vedi l'ora che si prenda la sua rivincita sul cattivo. È una di quelle storie in cui sì, vuoi che il protagonista riesca a fare arrestare l'assassino, ma al tempo stesso speri che non accada mai. Diciamo che tifi un po' per entrambi. Speri sempre che l'attrito non si esaurisca mai. Hannibal a modo suo è catartico per i conflitti interiori. Ho parlato un botto, un pochetto. Fatemi assolutamente sapere se l'avete vista e ditemi cosa vi è piaciuto, che cosa non vi è piaciuto, chi sono i vostri personaggi preferiti e quali detestate. Che vi aspettate dalla prossima stagione? Sono curiosissima di avere anche la vostra opinione. Io vi saluto, amori miei dolci! E vi annuncio che giovedì alle 18 sarò a Milano, ospite a SBAM, il programma di Alice, Daniele e gli HMET. Ci vediamo giovedì sul canale di SBAM e lunedì prossimo sul mio. Vi amo, ciao! I'm